Mario Agrati, sinonimo di Fantic Motor, sinonimo di trial italiano. Sono passati tanti anni, ma questo personaggio è ancora all'apice. Lo ricordano in tanti, lo stimano in tanti e le sue moto continuano a vincere. Ne abbiamo avuto la prova oggi in tre categorie, due Fantic e una Garelli. Insomma, dottor Agrati, mi sembra che le sue Fantic vadano al 100%. Effettivamente sì. Con questo nuovo campionato amatori, storico, eccetera, vediamo anche che continuano a essere mantenute in vita. Il trial è nato da noi all'inizio degli anni Ottanta, cercando di capire perché gli spagnoli, che allora erano i dominatori del trial, Lossa, Buttaco, Pina Pinemeta, usassero tutti i motori da 350, 400, non riusciamo a capire il motivo. Noi poi, che con i cinquantini, insomma, un po' di esperienza nell'enduro ce l'avevamo fatta, e quindi con un motore che andava bene, abbiamo pensato di fare anche un trial 50. Quindi nessuno credeva all'inizio. Effettivamente, commercialmente è stato un boom invece. Se penso poi che la consacrazione l'abbiamo avuta al Vigorelli, quando Diego ha corso col cinquantino e ha fatto vedere a tutti come si andava in moto, lì è stata l'apoteosi del 50 da trial. Beh, sappiamo che le Fantic 50 ancora oggi sono molto ricercate dai collezionisti, proprio perché sono indistruttibili, funzionano bene e poi ci si diverte. Questo è vero, anche perché ormai non se ne trova più. È vero. E hanno un prezzo da amatore però. Dottore, anche lei ha avuto però un cinquantino particolare quando seguiva i suoi piloti nelle gare. Era un Trialmatic si chiamava. E quindi lo utilizzava anche lei? Non sono mai andato in moto. È venuta la necessità però per seguire da vicino, come facevo io tutte le domeniche, tutti i campionati e tutte le zone, i miei piloti, di avere una moto che fosse guidabile da me, che non sapevo andare in moto. E quindi il Trialmatic era facile, maneggevole, andava, non c'era problema a guidarla. Si dice che siano stati i suoi dipendenti a voler preparare una moto particolare per lei, o è una leggenda metropolitana? Diciamo che io ho chiesto, siccome ero stanco di farmi portare in giro da Guanciroli, da Prato, così, dai, fatemi qualcosa che possa andare bene anche per me, e lì hanno inventato questa storia con un motore automatico due velocità, che loro si montava su un ciclomotore a fare un telaio sportivo, diciamo. Poi devo dire che è una serie di quelle moto lì anche stata costruita e venduta. Il boom della Fantic è più legato alla regolarità, quando allora si chiamava così, con il Caballero, che è stato chiaramente un mito per i giovani degli anni 60, oppure le moto da trial? Diciamo che è stato più un boom le moto da regolarità, perché nessuno ci aspettava. Quindi è stato un boom, uno shock, una sorpresa per tutti, anche se poi i successi a livello mondiale sono stati di più col trial. La sorpresa, lo shock, il risultato più grosso è stato con sicuramente il modo più famoso, con l'enduro, perché nessuno, ripeto, ci aspettava. Noi avevamo una ragione sociale che si chiamava Fantic Motor Veicoli per il Tempo Libero. E quando arrivavamo, mi ricordo quelli della Puck, della Kreider, così, ci dicevano: "In riva qui di giocato". E dopo pam 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 pam, e mi ricordo che c'era Frigerio, quello della Puck di Treviglio, lui sosteneva che i nostri non erano cinquantini, mettevi i soldi tutte le domeniche per far smontare la moto, e regolarmente... Avevate ragione voi. Ecco, regolarità è un nome un po' particolare, ma soprattutto Caballero, che nasce da un pacchetto di sigarette che veniva venduto nei paesi in Olanda, esattamente. È stato anche un mito, perché se noi ricordiamo le trasmissioni televisive di Fazio, c'era proprio questo Caballero che era diventato proprio un'icona. Sì, sì, è vero, è vero. Il nome Caballero è stato sicuramente il più indovinato nella storia della Fantic, anche perché è stato il primo. Quindi nessuno si aspettava che noi, dai minibike con i motori da rasa erba, partissimo a fare un Caballero su scala industriale. Questo è stato il vantaggio, fare una moto da enduro su scala industriale. Ecco, quanto ha contato per Fantic Motor essere in una località geografica ricca, perché chiaramente la Brianza era una zona ricca, rispetto ad altre realtà motociclistiche? Non credo. Anzi, se vuole, c'era quello svantaggio, che era quella che la manodopera non la trovavi, e dalle altre parti invece
poi i nostri concorrenti più forti erano comunque più o meno nelle zone del nord, non è che fossero in Campania o in Calabria. Quindi, la nostra fortuna è che in Brianza c'è gente che quando vuole lavorare lavora. Aziende locali che realizzavano quasi esclusivamente per voi i prodotti, e questo sicuramente è stato un vantaggio. Diciamo che noi il discorso della carpenteria è stato facile con l'MT che stava sorgendo in quel periodo, e quindi diciamo che l'MT è stato il primo nostro partner a livello di telai. Dopo però non bisogna dimenticare che noi ci siamo portati in casa la carpenteria, perché è chiaro che dipendendo da terzi, pur vicini eccetera eccetera, ma c'erano sempre le convenienze, gli alti e bassi, la qualità, quindi non sempre si poteva centrare tutti gli obiettivi. Per cui siamo portati in casa noi la saldatura con apparecchiature moderne, con gli aspiratori. Voi avete innovato un po' il sistema motociclistico italiano, ma forse anche mondiale, perché se ben sa la vostra linea di verniciatura è finita negli Stati Uniti e ancora oggi viene utilizzata. Quindi già allora eravate avanti. Eravate anche un'azienda green, perché voi raccoglievate le acque e le utilizzavate. Quindi questo era già qualcosa di innovativo. Diciamo che allora da noi era facile prendere le multe se si scaricavano le acque di reflusso dalla verniciatura. E allora piuttosto che fare quegli impianti o quelle finte soluzioni raffazzonate, eccetera, eccetera, che alla prima visita che arrivavano gli ispettori ti davano la multa, poi ti davano 6 mesi di tempo per metterti a posto, noi siamo arrivati a fare talmente bene che quando arrivavano non ci credevano neanche. Cioè, pensavano che era un campione barato, anche se l'avevano preso loro, capisci? Anche quello è stato sicuramente un fiero all'occhiello. Poi avevate anche una pista interna allo spazio di Fanting Motor. Sì, quella era una pista per fare le prove, per predisporre i veicoli per le omologazioni. Quindi la velocità nei 100 metri, la ripresa, e poi avevamo anche una rampa che simulava il 16%, che era quello che l'omologazione a 40 km all'ora prevedeva che si superasse da fermo. Quindi questo servivano per le omologazioni. I veicoli venivano collaudati tutti sui rulli, uno per uno, quelli che andavano bene passavano, quelli che non andavano bene segnavano sul cartellino i difetti e venivano riparati. Il Caballero Giallo è stato un mito, perché è nato da una serie di compromessi, nel senso che eravamo all'inizio, i soldi erano pochi, per fare gli stampi soprattutto, e quindi di fronte a 30 milioni che allora occorreva per fare uno stampo di un serbatoio, noi abbiamo preso, allora era fallita la Parilla, sì. Abbiamo preso gli stampi del serbatoio della Parilla, che era gialla, sì. E l'abbiamo girato, per cui l'abbiamo messo sotto sopra il serbatoio della Parilla, risparmiando un po' di soldi, insomma. Beh, siete stati anche ingegnosi a fare queste cose. E siamo stati i primi a fare la marmitta, quelli che passavano sopra con la griglia. Esatto, esatto. A fine degli anni 60. 72, 73. Dottore, il picco massimo delle presenze in azienda, di quanti operai si era? Dunque, nell'anno 82-83 erano 160 le persone per fare 30.000 moto. 30.000 moto all'anno? Perché voi poi avete spaziato un po' in tutti i campi, dal trial enduro, il motocross. Qual era la nazione che più ha recepito il prodotto Fantic Motor? La Francia. La Francia. E la Francia è anche quella che gli ha dato più soddisfazioni nel trial, portandosi a casa i titoli mondiali. Prima con Burga e poi con Michaud. Con Michaud. Burga era campione del mondo nell'SWM l'anno prima. Esatto. E noi dovevamo decidere di fare il grande passo nel mondiale, perché fino allora avevamo, diciamo, nelle competizioni da trial non abbiamo fatto niente di particolare. E allora un giorno ho preso la macchina e sono andato a Albertville, a casa di Burgat, per fargli la proposta di venire a correre con noi. Mi hanno offerto da mangiare, mi ha detto sì, io bene, un bravo ragazzo, mi fa piacere, ma noi non pensiamo, avete una moto 150 centimetri cubi. Ho detto, guarda, noi per adesso abbiamo una moto da 156 centimetri cubi, che la chiamiamo Trial 200, esatto. Ma stiamo producendo i prototipi del 240. Ma il 240, abbiamo un 320, ho detto, guarda che il 240 nostro non è neanche un 240, perché è un 212 effettivamente, però lo chiamiamo 240. No, ma non si può, ho detto, facciamo una bella roba. Io ho fatto 500 km a venire qui,
Voi quando siete in Italia fate 500 km a venire qua e provate la moto. E sono venuti, hanno provato, quando hanno visto hanno detto sì sì, allora va bene, e da lì è nata l'avventura. Dottore, lei ha avuto tra le mani i più forti piloti al mondo, ma qual è stato il migliore di tutti questi? Leger non sono riuscito mai a prenderla. Le è mancato un Leger? No, assolutamente, anche perché avevo un contesto familiare che mi piaceva poco. A differenza per esempio dei genitori di Bourgat, che sono delle splendide persone, o dei genitori di Michaud altrettanto. O la moglie di Michaud, Corinne, che allora era la sua ragazza, altra persona splendida. Diciamo che per giudicare un pilota bisogna guardare il lato tecnico, che vale il 40%, e la testa, che vale il 60%. Allora, se io guardo il lato tecnico, saper andare in moto, il più forte pilota che ho mai visto è Diego Bosis. Lui sicuramente è il più forte, dal punto di vista tecnico. Purtroppo non c'aveva la testa. Gli piacevano troppo altre cose che non erano proprio motociclisti. Da trialista. Il più forte era Michaud, perché lui come tecnica era sicuramente una spanna sotto Diego. Era al livello di Bourgat, per esempio. Sì. Proprio Bourgat aveva già meno testa. Michaud, da quel punto di vista lì, cioè quando lui si metteva in mente una cosa, non c'erano santi. Ma soprattutto lui capiva. Noi, Diego ha buttato via con noi due volte il campionato del mondo. Certo. Due volte. Una volta, me lo ricordo, l'avrei preso a calci in Irlanda, perché a un certo punto ha cominciato a patinargli la frizione. Lui era in testa, il primo giro era in testa. Gli ho detto, bene, tu adesso prendi, vai, perché allora si poteva fare l'assistenza fuori. Esatto. Vai al parco chiuso, c'è Gianni che ti aspetta, cambi la frizione. Cambi la frizione e riprendi. No, lui ha fatto 3 o 4 zone, così l'ha mandata a puttana del tutto la frizione, ed è arrivato sesto, quel giorno gli ha perso il mondiale. Dottor Agrati, voi avete seminato tantissimo in Valtellina. Ancora oggi sono reperibili le moto di Fantic Motor in Valtellina. Ma avete preso anche dei piloti che avete fatto crescere, Cantoni e Moroni. Moroni andava sulle dighe, faceva l'acrobata. Sì. È servito qualche cosa? Sì, è stato un lancio pubblicitario per Fantic Motor. Jean-Pierre Gua, un altro personaggio di quelli che hanno fatto... A livello pubblicitario sicuramente era... Ma dove inventavate tutte quelle belle vignette che presentavate sulle riviste di settore proprio per la pubblicità dei vari modelli Fanti? Noi avevamo un'agenzia a Milano che si curava della nostra parte pubblicitaria e che ci faceva vedere un po' di idee, sempre legate poi ai costi ovviamente. Certo. Ed erano bravi, quindi noi ogni tanto... Ma sa, dottore, che dopo di voi nessuno più ha fatto queste cose? Ti davano lo spunto anche per venire a provare le moto. Voi avete stati i primi a fare la linea d'abbigliamento Fantic Motor. La scuola di trial Fantic Motor. Ma come nascevano queste idee? In azienda? Diciamo che le decisioni in azienda, 3 che le prendevano e io ero il 4 che le avallavo meno. Ed era Fumagalli alla parte tecnica, Keppel al commercio estero e Cloud per le vendite. Per commercio italiano. Esatto. Commercio Italia. E poi c'ero io che ero un po', diciamo, l'anima sopra queste realtà. Vi posso definire i 4 assi della Fantic? Sicuramente. Però non bisogna dimenticarne, secondo me, altri 4 che sono stati determinanti, che non so in quanti conoscano, ma sarebbe bene che li conoscessero. Uno era stato quello che ha progettato i motori Fantic, Muttoni. Muttoni, certo. Fuori classe. Sì. L'altro è quello che dirigeva l'ufficio tecnico della parte telaistica, Barani. E poi c'erano i due di stabilimento, Maffessoli, certo, che era responsabile dei montaggi, lui era responsabile del prodotto. Del prodotto, sì. Cazzaniga, sì, che era responsabile dei prototipi. I prototipi nascevano da lui, il prodotto era controllato da Maffessoli, e ce n'è stato anche un altro, che è stato poco perché ha avuto dei problemi, quando noi abbiamo per primi messo i banchi prova. E c'era Peter Durr allora. Peter Durr, sì, certo. Dottore, ecco, voi avete prodotto tante tipologie di moto, tra cui una moto molto particolare.
che veniva dagli Stati Uniti, l'idea Chopper un po' particolare, ma quanta gente ci ha riso dietro, eppure guardi, ma ci hanno riso dietro, è un prodotto ricercatissimo oggi, sa. Vi siete pentiti di non aver prodotto qualche cosa sotto il marchio Fantic Motor? Ma se ci pensassi adesso direi di no. Ci vorrebbe un museo Fantic in Italia? Io non sono tanto per la nostalgia e il remind, però mi piacerebbe. Ci potrebbe stare a Barzago, perché si era parlato anni addietro di utilizzare la palazzina che voi utilizzavate per gli uffici, e si era parlato anche con il supporto del comune di Barzago di realizzare una specie di museo. Secondo me è una cosa che merita. Anche per me. A Mandello, dove siamo adesso a registrare questa intervista, c'è un bellissimo museo della Moto Guzzi. La Fantic non è stata poi tanto meno della Moto Guzzi, anche perché nel corso degli anni, dottore, la Fantic ha fatto la storia, ha fatto la strada, ha fatto un po' tutto. E forse meriterebbe questo. Speriamo che qualcuno ci pensi. Io sarei sempre d'accordo a collaborare, a sostenere un'iniziativa del genere. Con la sua storia che conosce. Dottore, io ringrazio, perché penso che anche gli amici che ascolteranno la nostra intervista faranno un salto indietro nel passato. La ricorderanno chiaramente più magro, con gli occhiali, sempre in pista, sempre pronto a dare consigli ai suoi piloti. Grazie, dottore. Grazie mille, grazie a lei. Grazie a voi.